cani e pesci. Bingo, sono i padroni di un hotel. Dove ci troviamo? Mi trovate a Betlemme. A Betlemme? Sì, sì, a Betlemme di Giudea. A Betlemme, questo nome non mi è nuovo. Siamo in Palestina. Lo sapete che qui siamo tutti in festa? Ah, sì, e perché? Betlemme, 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 questo nome non mi è nuovo. Ce l'ho sulla punta della lingua. Tania, io credo di aver capito dove siamo finiti. Eh no, non tirare fuori un'altra delle tue cavolate. No, davvero, ho capito dove siamo finiti. Sì, Paolo, lo credo anch'io. Siamo a tempo della nascita di... Shh, zitto, non farti sentire. Ma ti rendi conto, siamo finiti la notte santa, la notte di Natale, la notte in cui è nato Gesù. Ma come abbiamo fatto? E che ne so io, la macchina del tempo ha funzionato alla grande. Ma ora che gli diciamo questi due? Hai ragione, mica possiamo dire che stanotte nascerà Gesù. Minimo, minimo ci prenderebbe per matti. Non so, non ci chiederebbero nemmeno. Eh già, e come possiamo fare ora? E come possiamo dire ora quello che succederà? E poi... Gli spargo il fiato, non fammi venire un'idea. Eh sì, qui c'è una grande idea. Non è che ci rendete partecipi del vostro bilaterale? Sì, sì. Questi due mi sembrano un po' matti. Sì, sì, e tu credici. Ma ora che gli raccontiamo? Non preoccuparti, regimi il gioco. Quindi tutta questa gente è venuta qui nella vostra città soltanto perché c'è una festa? Perché da voi quando c'è festa non è andata in paese. Come no? Ci sono le bancarelle del torrone, quello che vende i palloncini, le giostre, il parco per i concerti e poi vengono dai paesi vicini. E allora perché vi sembra strano che qui ci sia tutta questa gente? La verità è che l'imperatore ha ordinato il censimento, vuole sapere quanti siamo e tutti stanno venendo qua per farsi registrare. E perché vuole sapere quanti siete? Ma noi non lo sappiamo, forse dovresti chiederle ai nostri genitori. Voi sapete tutto ma non sapete niente. E dove sono i vostri genitori? Nella locale, sono impegnati con una giovane coppia che sta cercando un posto per dormire. Ah sì, ma non è che ci tocca anche andare a dormire qua? Qua non credo proprio, la locale è tutta piena. Ma io a dormire voglio andare a casa mia. E chi sarebbe questa coppia? Non lo so, però so che vengono da Nazareth e che per venire qua hanno fatto... Sono venuti a chiedere per il censimento. E ti vorrei. Però so che vengono da Nazareth e che per venire qua hanno fatto un lungo viaggio. Nazareth. Tutte queste cose mi sembra di averle già sentite da qualche parte. E mi sembra che si chiamino Maria e Giuseppe. Ma che a me pare già di averle sentite? E cosa sapete ancora? Sono disperati, lei aspetta un bambino e sta per partorire. Hanno un urgente bisogno di una stanza per riposare. Mai sentito cosa ha detto il babbo? Lo sappiamo, qui è tutto pieno. E dove andranno a dormire stanotte? Il padre ha detto loro che poteva offrirgli giusto una stalla. Una stalla? Per dormire? Con questo freddo? Sì, solo una stalla. Vi ho già detto che qui è tutto pieno? Sì, l'ho già detto! Poverini, e se proprio io dovessi nascere questa notte? A me spiace, ma purtroppo sono arrivati troppo tardi. Se vogliono riposare, dovranno accontentarsi di quella stalla e passare la notte là. Ok, ok, ma ancora non ci avete detto perché siete in festa, solo per il censimento. E che festa sarebbe? I nostri genitori ci hanno detto che stanotte qui a Betlemme dovrebbe accadere qualcosa di speciale. E che cosa? Da alcuni giorni qui è un gran viavai di gente di ogni tipo che viene da ogni parte. Sicuramente stanotte si va a letto tardi. Sì, e come no, e vi fanno anche i fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio? L'artificio, sveglia! Cosa sono? Fuochi pirotecnici, quelli che salgono in aria, fanno boom e mille forme e mille colori. Ma cosa sono? Sì, vabbè, te lo spiego domani. Siete in festa e non sapete il perché. Non è vero. Questo non è vero, qualcosa sulla nostra città la sappiamo. Davvero? Che cosa sapete ancora? Dai, racconta, a me la storia piace.
Tutti noi sappiamo quello che ci è stato tramandato dai profeti. Ah sì, e che cosa mi hanno tramandato? Ora ve lo dicono i nostri concittadini. Credetemi, stiamo lì lontani, sono stranieri e sicuramente anche pagani. A me non piace la diversità, guardate, noi tre siamo tutti uguali, stessa faccia e stessa lingua. Questa sì che è vera poesia. Fascino, dici bene. Ragazzi, però non so, a me forse piacciono le diversità. Vi racconto quello che mi è successo l'altro giorno. Improvvisamente da una piccola goccia d'acqua colpita da un raggio di sole vennero fuori tanti colori belli luminosi e sembrava che si abbracciassero, per una magia o per un vero miracolo. Ma che miracolo, ma che magia, questo è solamente un fenomeno ottico. Fenomeno ottico? Tu e le tue stai trovate la scienziata. Però chissà se tanti colori. Ragazzi, andiamo, si stanno avvicinando. Ma ditemi, dove si trova vostro padre? Nella locanda, dove se no? Lui lavora duro ogni giorno per soddisfare i suoi clienti. Vi porto io, venite con me. Padre, padre, ma cosa credi? Non vedi che disturbi i clienti? Mamma, dove... Il babbo? Vostro padre non c'è, è andato a fare vedere la stalla a quella coppia che c'era prima. Abbiamo incontrato questi due nuovi amici, vorrebbero incontrarli. E sono piuttosto strani, sembrano matti. Strani, matti, a noi. Zitto, non farti sentire. Mi scusi signora, ma questa stalla è molto lontana da qui? No, è appena fuori dalla città. Vi possiamo accompagnare noi? Se ci indicate la strada potremmo farcela anche da soli. Ma perché vi interessa tanto quella coppia? In effetti, sapete, noi conosciamo quelle persone e le vorremmo salutare, non le vediamo da troppo tempo.
E come fate a conoscerle? Un giorno in una riunione di catechismo in parrocchia. Catechismo, parrocchia. Ma su, che aspettiamo? Andiamo? Sì, sì. Sì, sì, li possiamo accompagnare noi. Però, non so, se mio padre, sapete come è fatto? No, non lo sappiamo. Allora ci accompagnate, sì o no? Rachele, allora, che si fa? Va bene, ok, seguiteci. Rebecca, Rachele, cosa fate? Sempre a giocare? Padre, abbiamo incontrato questi due nuovi amici. Vogliono essere accompagnati alla stalla dove portate quella coppia prima. E perché? E poi chi sono? Ma come sono vestiti? Non saranno poco di buono. Con la gente che cercano in questi giorni a Betlemme, meglio tenere gli occhi aperti, meglio se sono qua. Ma no, padre, sembrano dei bravi ragazzi e poi dicono di conoscere quella coppia. Ma come fanno a conoscerli? Quella coppia è vera da Nazareth e questi due ragazzini non sembrano avere faccia una Nazareth. Meglio lascio prendere le spiegazioni, sarebbe troppo lungo e forse non capireste. Noi veniamo molto lontano, molto lontano. Ok, se ho capito bene, hai mai conosciuto quella coppia? Meno male l'ha capito. Se ho capito bene, volete, mi state chiedendo di stare loro in compagnia. Mi si è accesa la lampadina a Archimede. Proprio così. E se 2 più 2 fa 4, volete passare tutta la notte con loro? Io vorrei dormire a casa mia. Esatto, scendete l'argomento. Va bene, dato che la locanda è tutta piena e che non ha altre stanze e che mi sembrate una bella ragazzi, va bene, si può fare. Padre, ma quella coppia? Ma sì, dal momento che sono amici io accetterò di sicuro. Evviva! È proprio buono mio padre. Tombola, finalmente siamo andati a concludere. Bene, allora ci accompagnerà lei? Sì, ma calmatevi, bisogna pagare naturalmente. Dobbiamo pagare, ma non abbiamo denaro. Giobbe, la pianti di perdere tempo con quei ragazzi? Vedi quanta gente c'è da servire. Vengo. E ricordati che quando il cliente paga e paga bene, ha sempre ragione e vuole essere servito e riferito subito. Non gli garba aspettare. Calmati, Sara, è che stavo concludendo un affare. Giobbe, vieni a lavorare che ci sono tre tipi strani venuti dall'Oriente e voglio chiedere a mangiare qui stanotte. E dove li metteranno? Mica ci sono posti liberi. Hai sentito? Tre sono i tipi che vengono dall'Oriente. Non ce l'hanno mica lì. Zitto. Forse è meglio andare a vedere. Sì, dai, andiamo a vedere. Buonasera, signori, e benvenuti alla mia locanda. Cosa posso servirvi? Siamo molto stanchi, abbiamo camminato a lungo. Sì, siamo stanchi, affamati e assetati. Vorremmo riposarci un po', per caso avete qualche stanza? Troppo tardi, è tutto pieno. Fatti da parte, Marnocchio. Forse se ci mettiamo d'accordo un posto. Ma senti che roba. Gamba, mio padre. Lui sì che ha il senso degli affari. Ci metteremo d'accordo. Sì, ma intanto ci possiamo sedere a mangiare qualche cosa. Un pezzo e l'altro, tu. Prego, signori, il cassetto è libero. Sedatevi pure. Ora porterò qualcosa per Ma anche voi siete qui per la festa? Diciamo in un certo qual modo che siamo qui per questo. Allora anche voi dovete partecipare al censimento. Censimento? No, piccolina, noi siamo sapienti astronomi che scrutano e studiano il cielo alla ricerca di eventi speciali. E guarda caso siete capitati a qui a Betlemme. Bravo giovanotto, lo puoi dire forte, mi è toccato seguire questi due. Ma voi chi siete? E perché siete qua?